Il 3 aprile 1916 una valanga travolse e distrusse la grande caserma Campeglio a Lago d'Arno, costruita lungo la traversera che conduce al passo di campo e della prima linea del fronte della guerra che coinvolse anche la Valsavviore, facendo 86 morti tra i militari del presidio. Quei ruderi vennero studiati, analizzati, recuperati, restaurati e presentati 10 anni fa da parte di un coraggioso comitato organizzatore e degli 11 gruppi alpini della Valsavviore che qui donarono ben 5.600 ore di lavoro. Nel primo decennale dei lavori, il comitato, con oltre 250 partecipanti, ha dato vita ad un'intensa cerimonia all'interno di quello che è già diventato il monumento storico della Valsavviore. Non si è recuperato un rifugio riutilizzato come rifugio, come museo, non si è, diciamo, creato o dato vita a un nuovo sentiero che era il sentiero dei nostri padri. Qui sono state recuperate le vestigia di questa ex caserma perché qui per fare in modo che la natura non avesse sopravvento su quello che era la testimonianza di tante vite spezzate durante la Prima Guerra Mondiale, dalla natura tra l'altro non dall'uomo. È stato molto importante salvare la caserma Campeglio dal degrado in cui era finita nel corso degli anni e il risultato è sotto gli occhi di tutti. C'è da augurarsi che il lavoro che è stato fatto, come dico sempre in altre occasioni, non venga abbandonato dopo le prime manifestazioni, ma ci sia sempre qualcuno che nel corso degli anni continui a mantenerlo in queste condizioni. Abbiamo la convinzione che recuperi, restauri e momenti di memoria come questi siano necessari, proprio perché abbiamo visto che costruire la pace è una cosa individuale, quotidiana, e questi ruderi sono da monito per quello che vuol dire la guerra e quello che è costato un mondo. Gli escursionisti possono fermarsi e riflettere in questo scenario dove a pochi metri da noi scorreva. Soprattutto vuole essere un ricordo e una memoria, perché la memoria non si perda. Perché tante volte quando si passa si vedono i ruderi, le cascine, le malghe, le caserme, qui ci la vivevano, ma quelle che ci vivevano hanno vissuto, hanno costruito una vita. Qui hanno combattuto, qui hanno vissuto, hanno combattuto e hanno costruito una loro storia. Chi passa solitamente vede i sassi, ma non vede le persone. Vede i muri diroccati, ma non vede le sofferenze, le lettere che i militari magari mandavano alle famiglie o la voglia di vivere che portavano dentro. Dopo l'alzabandiera, con l'inno nazionale cantato da tutti i presenti, si è svolta una commemorazione storica curata da Walter Belotti e sottolineata dai canti dei cori Valle Camonica e La Pineta. Quindi il parroco della Valsavviore ha celebrato la messa in ricordo di tutti i caduti, al termine della quale è stato posto un mazzo di fiori e la grande targa che li ricorda. Ora l'impegno è quello di tornare qui ogni anno, nel primo lunedì di agosto, per tenere vivo il filo di questa speciale memoria.